Serena Guertini passi dai gradi di capitano di Orvieto ai gradi di capitano di Trevi, e però oggi un ritorno un po' nostalgico qui alla Pala Papini per una prestazione contro una squadra sicuramente di livello superiore per Trevi. Sì, diciamo che la differenza era notevole, anche per il fatto, devo dire, non per trovare insomma scuse, che loro sono molto più avanti. Loro iniziano il campionato prima, hanno iniziato prima, noi siamo tutte nuove più o meno nel campo e abbiamo iniziato ad attaccare 3 giorni fa, proprio oggi era la seconda uscita di 6 contro 6, quindi un pochino quello, e un po' insomma sì, sicuramente la differenza si vede. Loro sono una squadra fatta per fare bene in A2, quindi va bene così comunque. Dall'altra parte c'è un Trevi che è stata costruita con un certo pizzico di ambizione, perché in Serie B1 le giocatrici per fare bene ci sono. Come vi aspettate il vostro campionato? Ma io ormai sono 12 anni, 13 anni che faccio la B1, quindi lo conosco bene. Ti dico che è un campionato difficile, i campi sono anche brutti, quindi anche quest'anno sono state attrezzate tante squadre forti, insomma, quindi sicuramente non sarà facile. Io credo che la differenza la faccia anche un po' l'atteggiamento, sicuramente le giocatrici, ma anche l'atteggiamento, la voglia di fare, e quindi dovremo lavorare su quello, perché devo dire la verità, un pochino è mancato forse anche quello oggi, la volontà, insomma, l'atteggiamento, ecco, la volontà di fare bene, però piano piano si costruisce anche quello. Una Serena Guertini che ha lasciato il suo marchio di fabbrica a Orvieto. Oggi omaggio floreale per te da parte del presidente, e sicuramente una Serena Guertini che non è stata dimenticata. No, mi ha fatto tanto piacere. Quando sono entrata qui, ovviamente i ricordi sono stati mille, però ho chiuso insomma 3 anni bellissimi, abbiamo vinto tanto, insomma tanto, abbiamo vinto una Coppa Italia, un campionato, quindi sicuramente sono stati gli anni dal punto di vista pallavolistico più belli per me. E ringrazio ancora Orvieto per tutto quello che mi ha dato, però adesso sono pronta proprio per un'altra avventura.